Finalmente posso dirlo, benvenuti in quella che sarà la mia prossima attività. Io sono Simone, se non mi conosci, ma tu puoi chiamarmi Simo. Ho già aperto due attività nel mondo del fitness e questa sarà la mia prossima. Ora, l'idea che c'è alla base di questo business, che adesso ti dirò, è un po' figlia dei tempi che stiamo vivendo, visto che siamo stati forse la prima generazione che è stata costretta a restare a casa e ci siamo un pochino abituati troppo a quest'idea. Infatti oggi non andiamo più al cinema perché si può guardare Netflix comodamente sul divano e con le pause pipì che vogliamo. Non si va più neanche magari in pausa pranzo perché si può ordinare il cibo direttamente a casa. Anzi, a volte si fa addirittura la combo del delivery a cena, così posso cenare guardandomi un film su Netflix. Dai, questa cosa è imbattibile. Il problema è che ci siamo un po' abituati troppo e anche uscire di casa per fare una cosa piacevole ci pensiamo due volte. Infatti, quanti di voi, potete anche non scriverlo nei commenti, ma la nostra coscienza lo sa, quanti di voi neanche si cambiano a volte la maglietta e la sera sono già pronti per andare a dormire perché hanno già la maglietta con cui dormiranno. Ecco, queste sono le giornate oggi. Quindi immaginiamoci che se la gente non ha così voglia di uscire per andare magari al cinemino o a mangiare qualcosa, figuriamoci per le cose che tendenzialmente già uno prima si doveva sforzare, come magari allenarsi. Ed ecco che quindi ho voluto creare uno spazio dove, torniamo di qua, qui avremo una zona co-working dove poter lavorare, d'altronde siamo a Milano, produttivi, fatturina, e invece di qua ci potremo allenare, in modo che uno è sul suo computer tutto rannicchiato, ma a un certo punto chiude, stacca, e qui potremo fare piccoli corsi dedicati a tutto quello che è l'equilibrio psicofisico, o se qualcuno vuole un percorso un po' più personalizzato, allenarsi anche con il suo personal trainer. Ora, ho lavorato nei mesi scorsi a business plan, marketing plan, tutto su Notion ovviamente, ma adesso vi metto in sovrimpressione tutte le sezioni e il bello è che di ognuna di queste voglio fare un video dedicato, in modo che se qualcuno tra voi ha quello spirito imprenditoriale e vuole lanciare la sua attività può finalmente trovare dei video che spiegano come fare il budget, quali sono i ricavi attesi, ma anche come lavorare al logo, alla brand identity, insomma tutta una serie di video. I prossimi saranno relativi ai lavori in corso, un sacco di timelapse, cose che a me fanno impazzire. E basta, cosa dire? Ah, manca il nome. Visto che voglio che le persone riprendano il controllo delle proprie giornate, questo posto si chiamerà Control Fitness. Ci vediamo nei prossimi video.